dividere le pezioni così, che minimizzare via gambe, poi il problema del dopo c'è assolutamente, tanto più in un paese dove le pulsioni autoritarie sono sempre state, come dire, hanno sempre covato sotto la cenere, e quindi insomma il problema c'è. E poi teniamo conto che l'origine, e questo ce lo insegna anche Nancy, l'origine in qualche modo della politica è il panico, quindi è la paura che si trasforma in panico, che dà luogo anche alle forme peggiori della politica. Quindi la situazione sanitaria è più che preoccupante, quella politica altrettanto, e poi c'è la dimensione esistenziale. Io credo che se ci saltiamo fuori, allora cosa intendo? Saltare fuori non sarà mai un saltare fuori, sarà sempre una cosa lunga e molto problematica, con problemi, per dire, economici spaventosi, eccetera. Ma se ci saltiamo fuori, dobbiamo intanto immaginarci un mondo notevolmente diverso da tanti punti di vista rispetto a quello da cui veniamo. E mi sembrerebbe, non so se sia ottimismo questo, ma forse con qualche tratto forse migliore, nel senso che io questo ne parlavo adesso con un mio amico al telefono, un mio amico di Cremona, che io questo lo chiamo un bagno violento, certo, di realismo, nel senso che questa è la realtà dell'esistenza, della vita umana, della condizione umana, eccetera, eccetera, eccetera. Benché noi ci siamo fatti tutta una serie di illusioni, lo dobbiamo chiamare, cioè, tutto il benessere e che la tecnologia ci risolve tutto, la morte non esiste, il tabù, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, un'immersione con la dimensione, quindi di rapporto vero con la natura e con il dolore. In genere non dovrebbe avere se non conseguenze, non voglio neanche dire positive, però indubbiamente un'uscita da tutta una serie di giochini, di effetti di luce dentro cui ci stavamo abituando, quasi trastullando. Io questo un po' me l'aspetto, come tante volte è accaduto peraltro nei dopoguerra, eh? Cioè, il secondo dopoguerra, in fondo, è stato un po' questo. Cioè, dopo la tragedia totale, vabbè, si sono sprigionate anche delle energie. Non vi sembra? Ma non so, cioè io credo che comunque ci sia da ripensare un po' la nostra esistenza e mai come in questa condizione siamo chiamati tutti, ad esempio, ad una dimensione molto anomala, cioè siamo assolutamente in una dimensione privata che ci proietta in una dimensione pubblica quasi quotidianamente. Cioè io no, non ho la percezione di un vivere reclusa, perché di fatto tutti questi dispositivi in un qualche modo mi mettono nella condizione di essere in rapporto con gli altri, a volte anche più vicino di una dimensione di vicinanza cosiddetta fisica, perché di fatto io di volta in volta vado un po' a scegliere con chi mettermi in rapporto, in relazione, soprattutto quando si tratta di scelte. Appunto, di risentire amici, di rivedere persone con le quali ho un'affinità più culturale, esistenziale, eccetera. Quindi, di fatto, la vera sperimentazione, secondo me, adesso è quella di dire, in una dimensione privata che ci permette invece di avere una finestra aperta sul mondo, grazie alle tecnologie, quindi su questo non si può discutere. Io credo che si tratta di reinventarsi un po' anche la dimensione dello stesso concetto di vicinanza e lontananza. Cioè, a me sembra anche, non so, io ho ascoltato con grande interesse
conversazione di... La conversazione di... Sento un richiamo dell'audio. Adesso? Sì, Va adesso bene? buono, adesso buono. Ok. Ho No, sentito... perché ho tolto le cuffie un attimo e l'ho rimesso. Il cavo, ho proprio sfilato il cavo. Ok. No, ti dicevo... No, sto dicendo. Adesso lo tolgo un attimo ancora perché mi allontano, ma così vi sento. Ok, va bene. No, dicevo che ho ascoltato il dialogo tra Felice Cimatti e la psicoanalista, come si chiama? Adesso te lo dico, che parlava proprio di questo presente, no? Di questa dimensione adesso particolarmente psicoanalitica. Perché? Perché in un qualche modo noi stiamo lavorando con quell'esperienza del perturbante, no? Freudiano, cioè quello che ci rimette davanti la nostra paura ancestrale, cioè la paura della morte, la paura... Quello che Sì, dicevo io. sicuramente, però è anche proprio questa dimensione che secondo me per ognuno di noi può essere un'occasione, cioè questo tempo in più, diceva appunto ieri, cosa ne facciamo? Questo tempo che ci può permettere anche una dimensione più di anche di scelta, di come organizzare il tempo. Questo tempo sospeso è la cosa più bella, tra virgolette. Infatti, infatti. No, ma infatti forse c'è da fare una distinzione. Adesso tu, Maria Rosaria, stai parlando in effetti, cioè stai cercando di interpretare il senso del momento che stiamo vivendo adesso, con tutte le sue anche potenzialità, eccetera, adesso che siamo separati, eccetera. No, io prima mi proiettavo un po' immaginando, facendo finta di immaginare che ne usciamo fuori, poi naturalmente dipende come, immaginavo quella che poteva essere la conseguenza di un dopo, che comunque io immagino diverso dal prima. Cioè, questo non è un evento che passa, ma cioè introduce, è un altro, forse decisivo, sintomo di quella che Nancy chiama mutazione. Perché in effetti è molto dentro al contesto in cui ci troviamo, cioè l'unica cosa che non dobbiamo fare e che dobbiamo imparare quindi è di pensare che questo sia soltanto un'eccezione. Cioè in un mondo mondializzato che un virus attraversi tutto il pianeta velocemente in un mese fa parte della mutazione con cui noi dobbiamo confrontarci. Cioè, è una delle conseguenze, e non lo sto certo dicendo per dire che allora bisogna tornare indietro. No, no, è una delle mutazioni verso cui dobbiamo prendere misure. Non è un'eccezione, ecco, non è Sì, solo una sì. sfiga. Non so, anche adesso io non ho letto ancora la traduzione di Antinomie su Nancy, che ha scritto del video di Nancy. Tu l'hai letta, Roberto? Hai delle idee rispetto a quello che hai letto o volete che la Io leggiamo? l'ho solo ascoltata capendo non tutto e non l'ho ascoltata tutta perché facevo proprio fatica. È un testo difficile, vero Roberto? Proprio dal punto di vista linguistico. No, è difficile da tradurre assolutamente. Difatti, quando ho visto che c'era la traduzione, ho detto meno male. Infatti adesso me l'ha passata adesso Maria Rosaria, certo. Infatti, se volete leggiamolo, lo vuoi leggere? Va bene. O Non è Roberto, ne tanto. vuoi parlare tu? Cioè. Non è tanto lungo. No, 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 è meglio leggerlo Ok. assolutamente. Io sto cercando di riprenderlo. Se vuoi leggo io, volete che legga io ad alta voce? Lo condividiamo? Aspetta, Maria Rosaria, tu, perché io adesso andando nella chat in alto a destra, in realtà non mi ricompare, perché io probabilmente ho rifatto tutto, Ah, sei invece rientrato potevo. di nuovo, te la rimando, sì. Ecco, forse sì. Naturalmente significa che io non vi vedo più, però. No, ascolta, sai cosa faccio? Tu riesci a aprire la posta? Ah sì, Te mandami la una mail. mando sulla posta, così vediamo se riesci ad aprire un'altra finestra e lasciare quella. Paolo Perezzani, Ah, 16.
Sì, Ok, te l'ho mandata. Comunque c'è una cosa veramente singolare di questa, no? Che non so poi nemmeno come pensare in termini, tra virgolette, molte virgolette, biopolitici, no? Anche perché Nancy è sempre molto critico su, e anche leggerete in questo testo, c'è una frecciatina alla questione della, alla gambe, ma alla questione della, della biopolitica, no? Sì, poi è chiaro che Agamben è coinvolto in questo in quanto uno di coloro che hanno rilanciato la questione 30 anni fa ormai, e che continua un po' a ribadire. Però c'è una cosa, questo virus non ha scatenato il panico solo tra le persone, tra gli individui, ma scatena il panico anche del sistema immunitario, perché il problema delle polmoniti, della gravità di queste polmoniti, deriva da una reazione eccessiva del sistema immunitario. Cioè, quindi c'è uno sorta di panico del bios, della vita. Come tale, su cui scatenata da un organismo che invece è ai margini della vita, perché non è una forma di vita un virus, almeno no, no, il virus è vita, è no, vita. No, 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 scientificamente no, non è considerato una forma di vita. Ah dai, sì, è un organismo, è un'entità, detto, dicono un organismo, dice un organismo, già implica, è un'entità ai margini della vita. È qualcosa di singolare che scatena il panico nella vita, cioè nel principio vitale, nel bios proprio, perché c'è una reazione del sistema immunitario che è talmente eccessiva, e il farmaco che stanno sperimentando, il tocilizumab, è un farmaco che Stefania ha preso per 8 anni, non è il tocido ma un altro Zumab per la sua malattia autoimmune, e ha funzionato molto, lei non ha mai più avuto insulti negli 8 anni in cui ha preso quel farmaco. Quindi se per, come dicono loro, uso compassionevole, lo usassero e non facessero solo lo studio, probabilmente funzionerebbe. Ah. Però. Cioè, è un farmaco che può veramente essere importante. Difatti, nei pochi casi in cui l'hanno usato, cioè, io sentivo 9 casi su 11, cioè ha sempre avuto un'efficacia. Vabbè, uno dice 11 casi, però che siano. Però il suo principio, il suo principio attivo, tra virgolette, è proprio quello che in questo caso sarebbe fondamentale. Che farmaco è? Su che cosa? È un anticorpo monoclonale che agisce sul sistema immunitario, ne blocca le reazioni eccessive. La malattia di mia moglie è autoimmune, quindi ha il suo sistema immunitario che attacca il suo stesso organismo. Cioè, e anche in questo caso c'è una risposta eccessiva, va a finire che il sistema immunitario distrugge i polmoni per difendersi. No? Sì. No, mi incuriosisce molto questa dimensione non vitale del virus. E quindi... sì, però anch'io sono rimasto sorpreso perché sono andato a vedere che sti cazzo di virus. Cosa sono? No, perché avevo un dubbio, un sentore, che forse l'avevo già letto tempo fa, che non era considerato una forma di vita. Allora, è proprio un organismo considerato ai margini della vita. Beh no, però adesso io adesso forse mi non sfugge so. Che cosa sia vita esattamente, ma... Beh, ma quello sfugge a tutti, No, però questo si riproduce...
cerca il modo migliore per farlo. Ah, certo. Non lo so, boh. No, Sì, cioè, per esempio, però, io non ho strumenti per no, dire niente. però di per sé, quando Non ha vita propria. non parassita una cellula, è Non ha vita inerte, propria, non ha vita propria. deve Ah, ho capito che vuoi dire. parassitare qualcosa per Vive, attivarsi. so vive solo se entra nella Sì, cellula. Ecco, sì. sì, ho capito questo che vuoi dire. Beh, sicuramente tutte queste immagini sono assolutamente molto, come dire, evocative di tante dimensioni esistenziali, perché anche Certo, è è tutta. quello che, su cui secondo me anche un po' bisognerebbe. Assolutamente, assolutamente. No, il fatto per esempio dell'idea che questa pandemia abbia il carattere dell'assoluta trasversalità, cioè del fatto che mette in luce tutte le criticità, i sistemi economici, politici, Ma sanitari, cioè voglio è dire. anche le nostre categorie, anche questo, non è che non Bravo, fossero già in crisi, bravo. ancora di più. Assolutamente, Gli ha assolutamente. dato un colpetto in più. Sì. Forse fatale. Forse va bene, deciso. E Forse. anche Beh, su. oppure ha ragione Crozza, non so se è stato Crozza, che dice, beh, forse il virus è l'anticorpo che il pianeta o comunque che la natura mette in campo per liberarsi dal vero virus. Che è l'uomo, eh? Cioè, quindi verrebbe da dire che siamo noi l'elemento patogeno, Beh, un po' lo questi. dice anche Nancy, che siamo anche noi, cioè questo qui è un virus troppo umano. In questo senso, in questo senso, certo. No, ma infatti la cosa che fa riflettere. E al di là dei drammi ovviamente che sono indiscutibili personali, di chi perde i cari, per carità, però sembrerebbe proprio un sistema ecologico, no? Uno dei problemi del nostro tempo è la sovrappopolazione. Certo che Certo. un colpo del genere probabilmente potrebbe, pensate all'inquinamento, a tutte le forme adesso che vengono documentate, cioè. Vabbè, a parte la bellezza di vedere i canali trasparenti a Venezia, che è già una cosa unica, però in generale diciamo, l'inquinamento a livello mondiale, secondo me, ne avrà un giovane. È chiaro che i tempi non sappiamo quali siano, eccetera, e soprattutto non sappiamo davvero dove stiamo, cioè quando e come finirà, perché purtroppo le politiche sono comunque quelle. Cioè, se non sapremo resistere al fatto che in questa occasione dobbiamo ribaltare delle priorità nella vita, e Sì. allora non c'è speranza. Cioè, Sì, questa è ma un'occasione veramente assolutamente unica di ribaltare le priorità, ma non globalmente, esistenzialmente, cioè, ognuno di noi, cioè, cavolo, è un po' come l'esperienza che si è vissuta in certe fabbriche dove si combatte per avere il posto di lavoro sapendo che muori poi di tumore. Cioè, voglio dire, in questa occasione cosa facciamo? Mettiamo in condizioni tragiche da un punto di vista economico le famiglie perché non possono rinunciare ad andare a lavorare. Cioè, questa interrogazione ci deve essere. Perché io che posso fare il telelavoro devo essere più garantita la mia vita rispetto a chi lavora in un negozio d'alimentari, cioè perché io devo avere più diritto alla salute rispetto a una persona che lavora in un luogo dove non ha la possibilità di fare un telelavoro? Cioè, queste sono questioni etiche importanti e proprio in questi giorni stiamo anche discutendo tra docenti sui sindacati che fanno una battaglia perché non si faccia il lavoro a distanza, perché non è regolamentato, eccetera. Cioè, qui c'è Beh, un il altro. sindacato come al solito non ha capito un cazzo. Beh, insomma, è È un indietro, abbaglio è indietro. totale. Cioè, voglio dire, il mio compito educativo è di raggiungere le forme, poi è chiaro che mi devono essere date le forme
diciamo, di lavoro e mi dovrebbero essere dati gli strumenti per farlo. Però oggettivamente, cioè, se il sindacato ci fa andare nella direzione di una rigidità anche di lavoro, cioè credo che ci faccia andare dalla parte opposta di dove dovremmo andare, cioè il valore Ma ascolta, ma educativo. davvero il sindacato si sta muovendo così sulla scuola? So Ma perbacco c'è una, non so se hai che c'è. No, letto, se hai letto perché no, il per documento noi firmato. come sempre abbiamo un rapporto un po' diverso. Ah. No, hanno E quindi. firmato un documento che chiedeva il ritiro immediato del decreto sul lavoro a distanza per gli insegnanti, che non era assolutamente, diciamo, non era possibile per gli insegnanti fare un lavoro che non era stato messo a contratto. Cioè, come Ah se. no, beh, allora sono No, fuori assolutamente, ti manderò comunicazione. la pagina del documento, assolutamente, da leggere, è una paginetta, però. Ma infatti tutte noi insegnanti siamo rimaste così, cioè, nel senso che Mamma mia. poi è chiaro che, come diceva prima Roberto, bisogna stare attenti che l'emergenza non diventi poi un obbligo a fare tutta una serie di cose che casomai ti tolgono lo spazio vitale, no? Perché io vedo che comunque questo telelavoro a me personalmente, ma credo a tanti con cui mi confronto, improvvisamente ha aumentato la dimensione dell'impegno, perché noi abbiamo da riorganizzare le classi, da riorganizzare i consigli a distanza. Però è anche vero che, cioè, voglio dire, la scuola dovrebbe essere il primo luogo dove si sperimenta, no? Quindi questi strumenti, a parte, ci sono sempre stati, non li abbiamo usati, ma ci sono sempre stati. E forse davvero ci costringono oggi a ripensare anche il rapporto educativo. Sì. Beh, una delle conseguenze la più semplice che si può immaginare è che in effetti vedo anche gli insegnanti in conservatorio, eccetera, eccetera, che persone che non avevano mai avuto esperienza con il computer e così via. Quindi come minimo la prima conseguenza è che tutti avremo un pochettino reimpostato il rapporto con le tecnologie, forse per molti per la prima volta confrontandosi davvero, anche in senso positivo, anche riuscendo a comprenderne le potenzialità fisiche. Questo come minimo è No, ma una conseguenza. sì, la cosa adesso che io poi vedo un po' a distanza, ma anche sì, lo vedo anche un po' all'università, ma vedo mia figlia con appunto le lezioni a distanza, tutte queste cose che non, ok, si usano le nuove tecnologie per fare quello che si faceva sostanzialmente in classe, in una situazione come questa, cioè dove la quantità, cioè i programmi a livello quantitativo non sono più praticabili, Certo, deve essere un devi giocartela in un cambiamento. altro modo, devi cambiare l'occasione per Assolutamente, cambiare lì assolutamente la scuola. d'accordo. Roberto, Roberto, ma questo è fuori discussione, questa è la prima cosa che io ho detto. Hanno rimodulati gli obiettivi. Intanto, almeno no, noi ci siamo detti, innanzitutto è sempre al centro, ma insomma, a maggior ragione, Ma non lo vedo, ritorna ad sempre esempio, cioè l'obiettivo relazionale, per dire. Ma ma poi, tu. per quanto riguarda il cosiddetto programma, a maggior ragione è ovvio che bisogna ragionare per progetti Sì, e ma così via. questa sì che è un'occasione per Sì, sì, appunto sì. anche. Beh, banalmente, se ci pensate, banalmente, quello che viene predicato da anni sull'interdisciplinarità, addirittura la transdisciplinarietà, cioè questa sarebbe un'occasione, cioè io posso fare lezione con una classe e chiamare dentro la mia lezione il professore di tecnologie piuttosto che il professore di Certo. scienze, di italiano, Certo. diciamo, invece di fare 3 ore separate di lezione, ne facciamo una dove tu presenti il tema del nichilismo dal punto di vista filosofico, tu dal punto di vista esistenziale, cioè mai come adesso. Si dovrebbe, diciamo, creare l'opportunità per gli studenti di No, vivere tra no, di docenti. far cogliere agli studenti che la scuola è un'opportunità, punto. Che è un'opportunità, ecco, che se riuscissi a passare questo, e questo lo fai passare se fai cose sensate, no? A prescindere da quello che il programma chiede o che vorrebbe chiedere.
che è sempre qualcosa di impossibile, no? Quindi è Certo. una grandissima opportunità per proprio un cambio per cambiare l'approccio anche degli studenti. Assolutamente. Allora Roberto, però il problema è questo, è che probabilmente la situazione forse potrebbe incentivare gli insegnanti a percepire, almeno a intuire questa esigenza, ma ci andremo comunque sempre a scontrare col fatto che la scuola, come proprio come istituzione, non si pone ancora abbastanza o non si pone per niente l'obiettivo della formazione dei formatori. Cioè, il problema è che abbiamo una classe insegnante me media, io adesso parlo del conservatorio, dove questa è la sensibilità o anche proprio la percezione di un rinnovamento degli obiettivi o comunque delle didattiche è ancora immatura. Certo, potrebbe essere incentivata o sollecitata da questa esperienza così estrema, ma se non si muove una politica scolastica sarà difficile. Sì, ma adesso sai, ci sono questi due, no, concetti che vengono utilizzati, no? C'è cioè, la valutazione formativa e la valutazione sommativa. Ecco, la valutazione sommativa in questo momento non ha più senso. Non ha più senso. Cioè, che quello dei risultati che devono essere verificati. No, tu offri delle cose e gli studenti sapranno eventualmente cogliere come tali. Questo Esatto, è esatto. lì che cambia totalmente la scuola, totalmente. Assolutamente, sono d'accordo con te, Roberto. Il problema è che molte volte davvero ci stiamo a, come dire, Ma anche. immaginate che intensità potrebbe avere il tutto, Madonna. Assolutamente. Io ho visto, per esempio, io cosa sto facendo adesso con delle quinte con cui. Vabbè, dell'indirizzo multimediale con cui mi trovo bene anche con i vari insegnanti con i quali collaboro, eccetera. Io ho semplicemente detto: bene, ragazzi, avete tantissimi film a cui accedere, che avete studiato, eccetera. Io non ho bisogno di interrogare nessuno su questo se non dare adesso tutta una serie di spiegazioni, opportunità, non so, sulla psicoanalisi Freud. Poi voi mi andate a selezionare delle clip. Dei vari film, dei vari materiali che avete visionato, io poi ovviamente ho dato delle indicazioni anche di filmografia, eccetera, e per una serie di parole chiave dei concetti che stiamo affrontando, mi andate a individuare quelle che possono essere le clip che in un qualche modo evocano questi concetti, no? O li mettono in mostra, o li rendono comunicabili con altri linguaggi, eccetera. È chiaro che è un progetto che ho fatto insieme, cioè lo fanno in gruppo, gruppi di lavoro, eccetera, tutto online, cioè hanno i loro materiali, link. Cioè è chiaro che adesso noi dobbiamo tirar fuori quel che questa condizione può darci come estrema opportunità. Cioè Ma se. lì Sì, sì. i collegi docenti dovrebbero, cioè i docenti adesso dovrebbero parlarsi sempre a distanza, ma parlarsi e cercare di andare in quella direzione. Dopodiché il ministero prenderà quello che potrà prendere. Cioè, Assolutamente. devono Ma essere io. i docenti a spingere, come dire, la politica educativa in una direzione adesso. Hanno un'occasione, secondo me. Maria Rosaria, voi avete fatto, che so, dei consigli di classe? Sì, noi ci siamo organizzati così. Ogni consiglio di classe ha un gruppo WhatsApp dove praticamente ci accordiamo per delle video chiamate che concordiamo come consiglio di classe per metterci d'accordo e per fare. Abbiamo fatto quindi anche le Google Classroom, quasi per tutte le classi, dove i materiali e viene condiviso un po' tutto, ecco. Ma la cosa interessante è che grazie a questi gruppi, anche banalmente WhatsApp, quindi niente di sofisticato, ci parliamo su delle questioni anche minimali.
cioè Sì, sul sì. ragazzo come è andata quella modalità. Ad esempio, questa questione dell'eccesso di videoconferenze o di lezioni a distanza sta venendo fuori forte, perché noi che le facciamo, casomai, che ne so, io faccio 3 classi al giorno, va bene, ma il ragazzo che ne riceve 6 di video lezioni arriva stremato, capito? Oppure, peggio ancora, mette che la sua presenza e poi si fa i suoi, perché giustamente ci sono delle condizioni, soprattutto per alcuni. La cosa invece molto molto bella che stiamo scoprendo adesso insieme ai miei colleghi e soprattutto agli insegnanti che seguono le situazioni un po' più complesse, che i ragazzi che hanno problematiche d'ansia, addirittura in questa dimensione a distanza, hanno voglia di essere interrogati, vogliono partecipare. Una ragazza mi ha detto: ho scoperto questo mondo social. Cioè, di fatto uno dice: beh, i ragazzi sono social. Sì, però social è un conto, cioè i gruppi WhatsApp. Invece questa ragazza mi ha proprio fatto sentire che si sente più a suo agio a presentare un lavoro, a comunque comunicare quello che ha studiato, eccetera, attraverso lo schermo, attraverso l'interrogazione. Quindi per me questa dimensione ha veramente protetto i più deboli e li ha fatti venire fuori. È una sorta di, così come a volte i social fanno diventare le persone più aggressive e tirano fuori il peggio di sé, è anche vero che in molte dimensioni, in questa dimensione per alcuni invece fa tirar fuori quella, cioè elimina quella paura, no, dell'altro, perché lo schermo li fa sentire un po' più protetti, non so. Questa è una Questo cosa ci bella, beh, assolutamente mi è accaduta, quindi non sto raccontando una certo, cosa no, no, ma letta questo su un ci giornale o insegna. raccontata da qualcun altro. Ci insegna che la parola d'ordine, torniamo a come eravamo il prima possibile, forse non è la parola d'ordine giusta. No, ma è Esatto. quello che dicevo, quello che dicevo, sarà tutto diverso e io aggiungo auspicabilmente, cioè verremo fuori da una serie di esperienze vissute, cioè anche dolorose, ma che Ah, comunque certo. degli Ah, sì, cosa fa la esperimenti. premessa? Se ne usciamo, ecco. Se ne usciamo, e quindi avremo di che discutere delle sperimentazioni che ognuno avrà fatto, eccetera. Per dire, questa cosa che dice Maria Rosaria è verissima, cioè cosa ci fa capire? Che c'è un valore anche nel rapporto, addirittura attraverso lo schermo, e nel rapporto uno a uno, o comunque a piccoli gruppi. Il che significa che, per esempio, fino a quando ci sono classi di 28, 25, 26, Sì. 30 persone, è inutile che stiamo qua a discutere di didattiche e di questioni, la cosa non è gestibile, punto. Quindi forse ne usciremo nel senso che si faranno ancora delle lezioni anche a scuola, ma forse questa modalità dovrebbe continuare ad esistere, affiancarsi. Per cui Assolutamente. i ragazzi invece dalla scuola tutte le mattine a 10 minuti alle 8 fino alle 2 ci vanno. Dico a caso 2 o 3 ore, perché poi invece ci saranno altri momenti, per esempio anche di questo tipo. Va ripensato proprio Assolutamente. il contenitore. Assolutamente. Ma a parte che, voglio dire, Roberto lavora all'università, quindi lui lo sa meglio di altri, che gran parte dei corsi sono gestiti con delle video lezioni, con della lezione. Di fatto c'è una percentuale a distanza molto alta. Nella scuola superiore, se non diventa la video lezione che dai solo da ascoltare, ma Certo. diventa anche comunque un momento di scambio di piccoli gruppi, come dicevi tu, lavorare su tematiche, fare dei gruppi anche di interessi diversi, perché poi capita che c'è un gruppo che ha voglia di sperimentare di più, di leggere di più, che ha voglia di altri stimoli. Forse è l'occasione per fare dei gruppi di lavoro a distanza. Per differenziare, Beh, per.
per differenziare, ma non per dire più bravi, meno bravi, e questo, ma cioè no, proprio ma assolutamente, no, ma, no, ma proprio per dire facciamo le cose che ci interessa fare, davvero. Per la differenza in quanto tale. Certo, certo. Sì, beh, per... proprio i gruppi, se ti ricordi, i gruppi sono proprio quella cosa che molti insegnanti lodevolmente cercano di incentivare, e però questi ragazzi che hanno infiniti problemi non riescono a trovarsi, non sono più abituati a trovarsi, e quando si trovano fanno fatica a stare insieme, cioè in maniera produttiva. E appunto strumenti come questi probabilmente potrebbero essere anche da questo punto di vista rappresentare un'opportunità con cui fare i conti in futuro, nel dopo. Adesso lo dico, adesso cambio leggermente l'argomento, però mi rivolgo in primis al creativo. Cosa ne uscirà da questa esperienza? Che creatività potrà uscire da questa esperienza? Guarda, io quello che sto percependo anche nei miei allievi, che sono tutti proiettati, cioè, stanno tutti facendo uno sforzo, diciamo, sono dentro a una dimensione di sforzo per imparare a esprimere la propria creatività, diciamo. Beh, la cosa più evidente è che, ma e questa è però motivabile sulla situazione attuale, questi qua hanno una voglia incredibile di lavorare, scrivono tantissimo, cioè uno mi ha scritto... ho scritto un quartetto, ho scritto una fuga, hai capito? Quindi, ma anche io, dopo un po' per scherzo, dico, per forza, no. Non fate nient'altro, non potete neanche uscire di casa. Quindi, vivono questa situazione estrema, e però come impegno, chiamiamolo così, insomma, come assolutamente è incomparabilmente maggiore, perché sono meno distratti, eh? Cioè, siccome questi vivono una vita costantemente distratta da mille cose, perché fanno 3.000 cose, adesso sono lì che semmai rischiano di annoiarsi, forse. Ma e poi alimentati da suggestioni, percezioni, sensazioni che forse prima non avevano, no? Certo. E quindi questo potrebbe dare... Un pezzo per orchestra, aspetta, adesso... forse non riesco a dirlo, gli ha dato un titolo tantissimo, perché il titolo era quattro sculture, e però gli ha messo dentro adesso la parola non virus, ma... aspetta, quattro sculture, come si dice quando uno sta in casa? Non in quarantena, ma qualcosa del genere. So, per dire, quindi, recluso. Sì, recluso, una roba del genere. Quindi casalingo. Quindi qualcosa è entrato addirittura nei titoli, no? Certamente, comunque è un'esperienza, potremmo dire con un po' di cinismo, no, cioè con molto cinismo, è un'esperienza arricchente. Ma è per quello che risalgo quello che dicevo prima, perché è un'esperienza che dispone a una dimensione dell'esistenza, io chiamo quella vera, quella realistica, e cioè appunto quella fragilità, quell'incertezza, quel non conoscere il futuro, quel non sapere dove si va. Ragazzi, questa è la realtà. Credevamo di sapere dov'è che sempre si va, oppure certo eravamo costruito delle strade, dei percorsi che sembravano dati. Ora questa grossa cosa ci ricorda che le cose non stanno esattamente così.